sarà la fine del mondo. Questa stagione è la fine del mondo. Teatro Bellini, questa stagione è la fine del mondo. Promenade Santé, fino a domenica. Filippo, dimmi, ma che regalo bellissimo, caffè scorretto, Alfredo Angelici. Ma quindi tu non avrai mai nessun problema? Se ti va male con l'attore, fai il musicista. Se ti va male con il musicista, scrivi. Se ti fa male con la scrittura, dipingi. Sei trasversale, eclettico, poliedrico, cangiante. Non so più che inventare. Come stai? Bene, bene. Guarda, davvero è una fortuna fare un lavoro creativo, avere accesa quella roba lì, no? Che magari è come per un matematico riuscire a fare un lavoro che ha a che fare con i numeri, o come la mia mamma che, non lo so, aveva una predisposizione per il sacrificio, allora ha fatto l'infermiera, no? Cioè, quanto è importante avere il culo di trovare la cosa che ami fare e che, grazie alla quale tutte quelle particolarità che ti appartengono, no? Come ti posso dire, invece che andare contro a quello che è, assecondano. Cioè, tutta la mia sensibilità, no? Se facevo magari un altro lavoro per il quale la sensibilità, quel tipo di sensibilità magari non solo non era fondamentale, ma anzi poteva essere di intralcio, capisci che era più faticoso. Invece la fortuna di aver trovato appunto un ambiente e poi comunque modificarlo, cioè non è che se trovi la piscina giusta tutti i tuffi vengono bene, poi devi comunque lavorarci, però è una fortuna. Ma la fortuna è anche un po' un coraggio, mi spiego meglio, tante persone... Assecondare se stessi è un coraggio, sì, però è assecondare se stessi. Cioè, non credo che sia coraggioso assecondare se stessi e neanche coraggioso non assecondare se stessi. Secondo me il coraggio sta nel cambiamento. Non c'è molto... Io ho la sensazione che in questa nostra cultura occidentale cambiare rispetto a un'ipotetica scelta presa o imposta sia sinonimo di fallimento. È il contrario. Ma è il contrario, ma guarda la storia. Ma la storia è basata sui cambiamenti. Sono quelle le cose importanti, no? Cioè, non è, cioè quando reciti ti va in scena, non è tanto importante arrivare a piangere. Anzi, spessissimo ti emoziona quel personaggio che fa di tutto per non piangere. Cioè, quando tu vedi il cambiamento del personaggio, perché? Perché l'immobilità è paragonata alla morte, il cambiamento è la vita, davvero, non... questo. Quanto ho letto in qualche tua intervista, proprio riferito a Promenade Santé, il testo che stai portando in scena adesso con la Mascino per la regia di Piccioni, di Nicola Bedò, che... si parla di un personaggio che ha comunque una particolarità psicologica, ha una patologia, però tu dici io non penso a quello, io penso a qual è l'obiettivo, cosa vuole e qual è il suo sottotesto. Allora, è ovvio che portando in scena dei ruoli è chiaro che l'autore pigia chiaramente l'acceleratore, quindi esaspera certi aspetti e li aggruppa. Cioè, come se facesse diventare, no, il personaggio è come la punta di un iceberg. Quindi è chiaro che è tutto, come ti posso dire, esaltato. Ma singolarmente, a piccole dosi, a piccoli flaconcini di veleno, questo personaggio che qui può essere descritto patologicamente, che è la cosa meno interessante, ma ci appartiene a tutti. Cioè, chi non... si innamora proprio di quella cosa che sa perfettamente gli fa male. Anzi, ti innamori proprio perché ti fa male. Qui c'è un uomo
erotomane, insomma, sposato, infedele, che si innamora di una infomane. Dove? In un luogo dove ci sono andati per disintossicarsi. Cioè, davvero, è come appunto un obeso davanti a una barretta di cioccolata. È chiaro che fa di tutto per resistere. Ma è quello il gioco, poi? La grande domanda, no? Comunque tu dici, mi fai riflettere, perché dici chi di noi non ha presenti i colori del personaggio? Sono probabilmente gli archetipi che smussati, capito? Poi ovvio, smussati. Cioè, qui parliamo di uno che davvero se lava le mani 30 volte al giorno, legge libri 2 volte e mezzo, scopa 40 ragazze a notte. Cioè, ovvio che è tutto esasperato. Però anche Shakespeare esaspera. Il teatro è più grande della vita. Chiedo solo il teatro, il teatro è più grande della vita, secondo te, quello che si deve rappresentare? No, assolutamente no. La vita è insuperabile. La vita è assolutamente insuperabile. Ma il teatro è un'altra cosa. Esiste una vita teatrale. Come ti posso dire? Esiste un fatto. Per esempio, il teatro, no, è più chiaro anche il gioco dei simboli. Cosa che magari nel reale uno non sempre ci arriva, oppure magari ha voglia di accorgersene solo in certi momenti, per il semplice fatto che la realtà diventa da come tu la guardi. Cioè, se vuol dare importanza a una cosa, fare un film, no? Il regista che fa? Sceglie semplicemente un punto. Per calcolare l'infinito, tu hai bisogno solo di una cosa, un punto. Da quello tu ci mandi la freccetta X che tende all'infinito, tutto attaccato, infinito. Il regista fa quello, sceglie il punto di vista per tendere all'infinito, cioè a raccontare una storia a tutti. È vero che tu mi sembravi detto te, e vissero felici e contenti è estremamente noioso. Sì, vabbè, magari l'ho detto in un periodo che ero Kurt Cobainiano, ma ovvio, cioè nel senso che cazzo ne so. Ma sì, perché, che ti posso dire, allora, ce l'ho un pochino il pregiudizio, no? Se penso al paradiso, penso a uno spaccamento di palle. Cioè, penso a sti angeli costretti a stare a occhi chiusi, perché altrimenti gli hanno detto: no, guai, si apri gli occhi e guarda che c'è Dio che ti brucia gli occhi. Quindi, davanti a un muro d'eternità e di perfezione, apri sti occhi. Allora, è vero anche che la vita nasce da cosa? Dall'incontro di due opposizioni. Cioè, il Rinascimento sì, è stato pieno di guerre. È una frase, credo, di Carmelo Bene. Però la Svizzera ha solo fatto gli orologi a cucù. Cioè, voglio dire, che è bellissimo, però... C'ha anche gli hotel e la cioccolata, però... Sì, ho capito, ma da quest'altra parte abbiamo la Cappella Sistina. Santa Sandra Bullock, voglio dire. Senti, ma è ancora il cucciolone il tuo gelato preferito? Ma quando tu hai detto che sei il cucciolone perché è buffo ma è buono. Sì, esattamente. Adesso però non avevo scoperto lo sneakers. È finito. No, cazzo, quanto è buono lo sneakers. Sì. Perché come il Mars, però c'ha quella punta di salato per le arachidi. No, cazzo, certo. Adesso è lo sneakers. Le persone, secondo te, hanno ancora bisogno di storie? Le storie saranno sempre raccontate? Ci dicono che ci sono le crisi, le cose. Ma perché improvvisamente sei diventato Gigi Marzullo? È vero? Eh sì. Fatti che cazzo di domanda è? No. Le persone, un troppo generale. C'hai ragione. Ma che ne so, ma boh. Tu hai bisogno di una storia? No, io... Io no, per esempio. Di sentirla dire? Forse sì. Io mi volevo arrivare a dire che ci sono... No, invece è bello, ma... Che hanno chiuso 450 teatri. In Italia da un... Stranissimo, perché il teatro è sempre pieno, ma non solo perché lo faccio io, bello, magari, grazie, ma no, ma davvero, io anche, insomma, sento a Roma, tutti i teatri sono pieni, sold out, quindi è proprio strano. Capirei cinema, perché la gente non c'ha voglia di andare al cinema, perché c'è lo schermone grande,
E quindi perché ci è abituata a una serialità, cioè davvero il film allora diventa un evento. Infatti i concerti, il teatro, cioè quella cosa che è l'evento, cavolo, sta arrivando il pubblico. Quindi, boh, che cavolo, non so, ma magari anche semplicemente una malgestione burocratica, non dei teatri che chiudono, ma di tutto quello che è intorno. A Trastevere c'è sto il Cinema America, che lo tengo un chiuso, è bellissimo, è in mezzo a Trastevere, pensa che figo trasformarlo in un teatro. E non te lo fanno fare, e allora vaffanculo. È privato. Cioè, ma che cazzo ne so, non, me ne sbatto il cazzo di chi è. Cioè, nel senso, bisogna farlo vivere. Allora, privato, lo Stato, chi sovvenziona e dice, guarda, facciamolo vivere, altrimenti te lo leviamo, che cazzo vuol dire? Privato. Eh no. Se ci ha avuto il culo perché te è arrivata a te, ho capito, ma non te lo tieni solo per te. O fallo vivere almeno. Anzi, non devi farlo vivere, però. È vero che tu facevi l'università, poi c'è un aneddoto che ho letto nella tua storia, che sei Sì. andato a fare un esame su Socrate, E mi hanno cacciato. eri vestito da Socrate un po'. No, me l'ho messo la sottoveste sopra i vestiti normale e il rimmel blu elettrico. Perché Socrate, quando faceva i simposi, si travestiva da donna, era tipo Elton John, era un genio. E quindi io, per far vedere al professore che avevo capito Socrate, cercavo di fare Socrate, tipo anche applicando il metodo socratico, però a domanda rispondi con domanda, insomma, da fuori sembravo un presuntuoso di 19 anni, un po' che aveva fatto l'istituto d'arte, passato col massimo dei voti, quindi nero proprio la zucca, però non avevo mai fatto filosofia. E quindi niente, che gli arriva fa Socrate, giustamente, ma mi ha detto, va via. Bruscamente mi ha detto, tu non sei un filosofo e basta. Tu sei anche un attore. Quindi prendi la strada giusta. Comunque alla filosofia ci sono arrivato, perché adesso scrivo i miei spettacoli con un filosofo. E mi appartiene, nel senso, per Amleto. Cioè, per esempio, ogni spettacolo scelgo una base filosofica di una corrente piuttosto che appunto un'altra. Ma sai che io ti ho conosciuto, ci siamo incrociati diversi. Inconosciuto è più Ti ho bello. inconosciuto Che è e ti ho quasi in... incontrato, ma invece no, è incronconosciuto. conosciuto tantissimi anni fa, 15, 20 anni fa, in una Sì, piccola è libreria. 1812. Sì. 1800, prima dei moti, delle Ma tu guerre. eri già essere umano oppure ancora cavallo? Io ero formica in quel caso. Io ero Sì. cavallo, mi Ah, sento quindi già cavallo. eri evoluto. C'era questa libreria di Campo dei Fiori, tu stavi scegliendo, Fahrenheit. esatto, Fahrenheit, anch'io andavo là, iniziavo a conoscere Beckett. Oh, mi sono scervellato, tu mi hai consigliato il libro di un filosofo che parla di Beckett e non mi ricordo il nome, con la J, però non mi è venuto, quindi è solamente... Però stavi molto in fissa, sei uno che va in fissa con il pensatore, cioè ti intrippi di qualcuno e lo studi fino alla morte? No, No. no, non davvero, cioè appassionatamente, però appunto non è che, cioè, sì, ma anche no, cioè appunto non, cioè st'immagine mi spaventa un po', no, perché mi sembra un po', cioè tipo adesso che sto imparando lo strumento, ovvio che lo suono alcuni giorni anche 4 ore, ma non mi accorgo, capito? Sono a casa, ho il tempo, sono in macchina. Non mentre guido, non guido, però capito, no, comunque sì, se faccio una cosa la provo, cioè sono convinto che siamo stati cresciuti che fai bene il tema e poi avrai il bel voto, sì, sii bravo con la mamma e dopo ti arriva il regalino. Io ho capito da un po', il premio è già fare bene il tema, cioè non me ne frega un cazzo del 10. Per me il premio, cioè, è già far bene la cosa, cioè non è che metto a posto così poi. No, no. Il premio è metto a posto. Cioè è far la cosa. Andare in cioè, capito? E questo è molto bello. Questo sposta un po'. Capito? Non è che, cioè, che mi godo queste 4 ore di esercizio per andare a Sanremo. Cioè, poi quando arriverò a Sanremo, mi godrò Sanremo, ma
mi godo le 4 ore. Ma anche in scena non c'hai quel senso di performance? Beh, ma ovvio, scusami. Ma se no che cazzo, ma scusa, ma magari se... ma non mai mai visto in scena allora. Sì, sì, e allora, ma che domanda ovvia è? Ma io devo fartela però. Ma no, ma perché? Ma fattela a te stesso. Ma io faccio sta domanda ovvia? No. Senti, no, ecco, però no, hai capito, perché non puoi prescindere. Cioè, secondo me il vero lavoro è... Perché la regola aurea, secondo me, essere un po' essere un po' imprevedibili. O dare quell'impressione. Poi è calcolato. Però un conto che tu vai dritto, un conto che ti lascia aperte magari anche almeno 2 possibilità, e lo spettatore vede un attore, un essere umano, che mano a mano sceglie se dar retta alla mamma o al papà, se dar retta alla parte speranzosa oppure quella che non ci crede. Questo è un lavoro interessante. Più che, ah, quello piagne, e vedi che piagne. Quando uno piange, cerca di non piangere, o cerca di non piangere, oppure chi chiede help, o capito, c'è, non esiste il piangere, e dice, piango. No, il piangere è sempre una reazione. Quindi in scena devi creare queste reazioni. C'è il pubblico ieri mentre... E non rappresentarle, scusa. Giusto. Il pubblico ieri quando ti vedo... È bello che non mi ascolti, vai. No, no, è sull'ultimo, ero già partito col pensiero. Lo so, mai fregato col controtempo. Lo so. Era impegnatissimo a dire, oh, bravo, bravo, dimmi, però si sentiva di dire, brava, brava la mascina, bello, bello sto spettacolo. Nel senso, questo senso e la necessità di catalogare. A me che vuol dire? È che questi signori, invece di seguire... Ma è l'assicuratorio. Vabbè, no, allora... Immaginati, magari mi hanno visto in teatro in cose più assurde, quindi magari son colpiti che, cioè, gli arriva magari un'emozione anche da una cosa più calibrata o con diverse sfumature, no? Oppure magari ci hanno visto al cinema oppure alla serie e lì vedono un certo tipo di rapporto che noi abbiamo. Qui è molto diverso, molto più sfaccettato, se vuoi, per alcune cose più profondo, più intimo, no? Un po' meno di intrattenimento, c'è niente di male, però capito, quindi magari c'è anche una sorpresa, allora magari è una conferma, è una... Oh, mai visto? Che voce! Non so, però è carino, cioè, mi immagino le mie zie, cioè, mi immagino un'ingenuità. Che è bellissima. Quando ho fatto il film con Valeria Bruni Tedeschi, che la reputo, non so, forse l'attrice più brava che io mi abbia mai conosciuto, quando poi lei si riguardava e ci riguardava, no? Perché dirigeva lei il film, eccola, stupenda, davanti al combo. Bello, bravi, bravi, bravi. Cioè, capito? Aveva bisogno di esternarlo. Quindi da quel giorno mi ha sempre fatto simpatia. Ti hai capito questa cosa qua? Tipo, questa mattina in albergo un signore mi chiede di fare una foto, non tanto per lui, ma per le figlie. E io penso, ma che frega? Cioè, guarda che... Come ti posso dire? Allora, per me è un valore aggiunto che a lui non gliene frega un cazzo di me, però vuol talmente bene alle figlie che c'ho il coraggio di comunque rompermi il cazzo, capito? E quindi è bello, cioè c'ha quasi un valore aggiunto, perché è come che non lo fa per se stesso. È interessante perché arriva, cioè, guarda, non me ne frega un cazzo chi sei, però c'ho ste figlie che neanche so perché e non lo capisco, però proprio, oh, gli piaci, facciamo una foto, e io il primo istinto è, ma no, cioè, perché io devo fare... No, ma ovvio no, ho detto sì. Ah. Perché è più bello, come ti posso dire, passo davanti a un negozio di taglier per donna, è come dire, mi ricordo mia mamma che gli piacciono i taglier per donna, io entro e faccio una foto col manichino. Cioè, capito? Cioè, mi avvicino a un mondo che non me ne frega niente solo perché voglio bene alla mamma.
solo che tu ti senti appunto un manichino, perché a quello che è accanto non gli frega un cazzo di te, ma vuol bene alle figlie, e quindi tu diventi un ciao, e questo fa molto ridere. Ma tu ti dà fastidio un po' il fatto che ti riconoscano, che ti fermino? No, quando sono complimenti, no, è bello, è comunque una conferma, no? È come un bello sguardo da appunto una bella donna, un bell'uomo. È sempre bello, in questo senso è sempre una bella donna, un bell'uomo, perché è un apprezzamento, perché è gratificatorio, perché faccio un mestiere che parla a qualcuno. Quindi quando questo qualcuno c'ha voglia di farti un sorriso, oppure dirti oh guarda che mi hai tenuto compagnia, oppure una battuta, oh come sta la tizi, capito? Cioè è bello perché ti senti che anche se eri dentro lo schermo della TV per i cazzi tuoi ovviamente, però sei apparso dentro al salotto di queste persone, e quindi poi queste persone, non lo so, capito, hanno voglia di dirti oh, ti sentono familiare, ti vedo. Sì poi ovvio vedono quel ruolo, quella roba lì, però è un po' come accettare che tutti facciamo la cacca, tutti, cioè non c'è differenza davvero. Quando fai un film, questo è evidente, cioè ci sono davvero tante persone che lavorano dietro alla mia faccia, tante, e sono tutte importanti, serio, cioè perché ogni essere umano è protagonista per se stesso. Non puoi pensare che tu solo perché fai il protagonista al cinema, ma i tuoi cazzi sono più cazzi degli altri cazzi. Un cazzo è un cazzo, dai, e non rompi i coglioni. Poi magari non ti piace il cazzo, ma capito? Certo. Però un cazzo è un cazzo, cioè non è che... Questo è bello, questo è sano. Cambiando discorso, ci sono due notizie che oggi mi hanno colpito. Quante Z hai detto in questa frase? Diverse. Hanno preso J.J. Ford, che è l'orso che ha ucciso quel turista. C'è un orso che ha ucciso un turista da qualche parte. Adesso perché mi racconti questo? Allora hanno preso questo. Mi frega, ma perché mi racconti questo adesso? Ma per capire la quotidianità, come ti prende. La quotidianità di un orso che ammazza uno mi sembra una cosa gigantesca, cioè di solito gli orsi non basta che non gli rompi coglioni. Allora non ti racconto questa, ti racconto quest'altra. 100 anni fa è stato sintetizzato l'LSD e sembra, diceva questo signore che scriveva sul giornale, che stiamo assistendo a un rinascimento psichedelico, ovvero che c'è una nuova esplorazione di modalità e metodi alternativi nell'arte, nella pittura, nella recitazione, un po' com'era. Allora, visto che tu sei un personaggio eclettico, mi chiedo se tu hai una personalità, hai modalità di esplorazione, ti fai le canne, ti piace vivere altre realtà? Allora, sei uno? Sei bino? No, allora, ovviamente uno parla il proprio tempo e magari ovviamente coglie, soprattutto nel proprio tempo, alcune cose, ma sono sempre quelle. Cioè, se io immagino 1910, Cocteau, Rimbaud, Baudelaire, magari non c'era l'LSD, ma c'era appunto l'assenzio. Quindi, allora, poi esiste tutta una cultura sciamanica in cui appunto i funghetti, ho fatto un film in cui sono andato a fare un'esperienza in Amazzonia della ayahuasca, pazzesco, che non è una droga, perché cioè, appunto non ti dà assuefazione mai, cioè lì comunque la prendono le donne incinta. È davvero un viaggio, è una connessione super naturale col mondo vegetale, perché abbiamo noi, no, appunto, una connessione più frequente con gli animali. Perché? Perché si muovono come noi, perché scappano, cioè riconosciamo determinate caratteristiche. Ora, tu, le piante, la vegetazione, anche loro esistono, anche loro si muovono, anche loro dialogano, anche loro
cioè potrebbero avere un rapporto con noi, adesso sembro matto, però ti voglio dire che esistono appunto tante sfaccettature. Come uno ci arriva, batte la pesca. Io non mi sono fatto la prima canna a 40 anni, immaginati, perché prima non mi interessava. Cioè, ho avuto dei fidanzati che fumavano un sacco di canne, però non mi veniva voglia, perché? Boh, boh, perché non mi ha mai presa. Non giudico, assolutamente. Batte la pesca, poi invece a 40 anni, a un certo punto in vacanza, mi faccio una canna. E lì mi rilassa tantissimo. E quindi dico, ok, per rilassarsi non è male, invece che una birra. Però appunto arrivavo da una famiglia in cui la droga, cioè anche la canna era considerata come un tabù grosso. Però era considerato un tabù grosso anche essere gay. Era considerato un tabù grosso essere vegetariani. Anzi, mia mamma è stata più contenta che ero gay che quando sono diventato vegetariano, infatti non neanche riesco a dirlo. Sì, non mangi la carne. Cioè, non mi ha detto sei gay, non mi ha detto ah, sei gay, ah, ok. Invece non mangi la carne, cioè, capito? Non Cioè, poteva ma sostenere. no, quello no. Cioè, va bene, gay, ma no, tu mangi la carne, almeno il prosciutto. Che non è E carne. mia Io carne, pure quello, sono ma come? vegetariano, il prosciutto non è carne, il pesce non è un animale. Eh sì, Grazie certo. mille, ti lasciamo Sono etero, recuperare. però c'ho il fidanzato, cioè sì, capisco, vai. Ti lasciamo al tuo camerino, al tuo spettacolo da Vai. merda. Grazie di tutto Merda, merda. e arrivederci. Grazie. Ciao ciao! Ciao.